Sì, ciao Daniele. Okay, here we go. Luca, you are live and everybody is watching you. Buonasera a tutti. Good evening to everybody. We are sure going to have an interesting evening together, explaining everything we know about artosynthesis. Sono sicuro che avremo una serata interessantissima nella quale cercheremo di spiegarvi tutto quello che noi sappiamo sull'artrosintesi. Prego, Daniele. Are there any questions concerning this intervention? Ci sono domande riguardanti questo intervento che avete visto? Altrimenti parto io con una specifica, perché chiedeva oggi Marco Girardi, che non vedo ancora in linea, forse si è scollegato un attimo. Cosa ti aspetti, Luca, dal posizionamento dell'acido ialuronico? Beh, cosa mi aspetto dal posizionamento dell'acido ialuronico? L'acido ialuronico, intanto, l'artrocentesi, non è che sia un trattamento che si fa d'emblée, nel senso che di norma è un trattamento che si utilizza una volta che sono risultati negativi i trattamenti meno invasivi. Per cui quello che mi aspetto in generale è, una volta falliti i trattamenti meno invasivi, è quello di un miglioramento della sintomatologia e della funzionalità mandibolare. Can you repeat in English? Yes, sure. What I wait from hyaluronic acid treatment, first of all, you have to use hyaluronic acidosynthesis not as a first choice, but when all the other treatments, conservative treatments, has failed. So at this point, I wait from this kind of treatment is just an improvement of the movement and a decrease of the pain. Wonderful. C'è un aspetto, Luca, che vorrei sottolineare e riguarda il fatto che, a mio parere, da parte degli odontoiatri c'è la percezione dell'artrocentesi come di un trattamento invasivo, no? Quando a mio parere, per esempio, è molto più invasivo far portare a un paziente un bite di riposizionamento mandibolare per 6 mesi e poi riposizionare i denti in quella posizione, no? Per esempio. Quindi tu che ne dici? Concordi? Io concordo assolutamente. Diciamo che, dopo non farmelo tradurre tutto in inglese, per No, no, favore. no. Quello che io ho fatto, si accennava l'altra sera, è stato un lunghissimo periodo di trattamento con bite. Da quando ho smesso quel periodo lì, si parla di quando avevo 30 anni, cioè ormai 30 anni fa, ho cercato di limitare al massimo il trattamento con bite, proprio perché vedevo la sofferenza dei pazienti che erano obbligati a portare il bite in continuazione. Per questo motivo abbiamo introdotto, proprio per il trattamento dell'artrosi, ad esempio, l'artrocentesi, proprio per risolvere un problema nel giro di 5 sedute nette. Di solito riusciamo a risolverlo in quasi tutti i casi. E ad esempio nel bruxismo, so che tu forse non sei completamente d'accordo, io utilizzo tantissimo la tossina botulinica come rilassante muscolare. Devo venire a strozzarti fino a Padova? No, bene, però io sono convinto delle mie idee. Fantastico. Basically, there are some friends from abroad. We were discussing about the concept of artocentesis as an invasive approach. For dentists, it is invasive. In my mind, it is less invasive than trying to reposition the mandible or trying to finalize dental occlusion without any sense. Okay? Quindi tutto dipende un pochino dalla curva di apprendimento e dalla capacità che un professionista ha, no? Di maneggiare le varie tecniche che ha in faretra. Cosa possiamo aggiungere, Luca, riguardo invece le ricerche che abbiamo portato avanti in questi anni? Beh, una cosa da dire, più che da aggiungere, proprio da dire ex novo, è che noi siamo partiti così, siamo partiti basandosi
soprattutto su quella che era l'esperienza ortopedica, il trattamento del ginocchio. Io ho la fortuna di avere ancora un genitore ortopedico che mi ha trasmesso l'amore per l'artroscopia e per le artroscienze e il trattamento intraarticolare, quello che i dentisti non fanno, mediante infiltrazioni di acido ialuronico. Inizialmente ho applicato pari pari i trattamenti ortopedici e poi ho visto che determinati prodotti non erano adatti per le piccole articolazioni come per le grandi, e da di là sono nati un po' tutti i nostri studi. Abbiamo comparato vari tipi di acido ialuronico, intendendo per vari tipi, vari pesi molecolari di acido ialuronico. Abbiamo cercato di individuare qual era la tipologia di trattamento più idoneo, cioè fare un ciclo, un'unica infiltrazione, a che distanza farle, e tutto questo è stato codificato da svariatissimi lavori che negli anni scorsi assieme abbiamo fatto. Questo ci allaccia, Luca, a una domanda di Giampiero Giuliani, che chiede, non so se Giampiero era in linea anche l'altra sera, 5 sedute a distanza di quanti giorni in una dall'altra? Rispondo un attimo io, a cadenza settimanale, come diceva Luca, perché è ciò che è stato un pochino mediato dall'ortopedia, no? E quindi la sfida è cercare di capire se possiamo ridurre il numero di sedute e soprattutto magari distanziarle tra loro, no? Per ridurre il trauma anche proprio dell'anestesia. Che ne pensi, Luca? Sì, sì, a questo proposito molto spesso mi capitavano dei pazienti preoccupati perché non riuscivano a venire proprio la settimana stessa. Cioè, il concetto di base è, anche se non è proprio a cadenza settimanale netta, è ripetere più volte in un arco limitato di tempo questo ciclo di 5 infiltrazioni. Ecco, un'altra cosa importante da dire, e hai accennato tu prima al trauma dato dal lago, avete visto prima nel filmato il lago che viene utilizzato, è un lago 18 gauche, quindi un lago abbastanza grosso, soprattutto se paragonato alla dimensione della piccola articolazione temporomandibolare. Per cui, proprio legato al fatto del trauma, quello dato dal lago dell'infiltrazione dell'artrocentesi, quello che io sempre dico ai pazienti è che il massimo del beneficio inizia non al termine del trattamento, ma almeno a 2 mesi dal termine del trattamento, una volta che l'articolazione ha avuto modo di riprendersi dai traumatismi dati dalle manovre invasive eseguite. Hai esperienza, Luca, di effetti collaterali? No. Guarda, penso di aver fatto svariate migliaia di artrocentesi. Effetti collaterali seri non ho mai avuti. L'unico, appunto, effetto, diciamo, collaterale, ma non è collaterale, è legato alla diffusione dell'anestetico quando viene eseguito in regione preauricolare, tecnica che io per abitudine uso sempre, ma vedo che i pazienti hanno un buon beneficio, e quella temporanea anestesia del nervo facciale che porta un po' a un'aptosi temporanea di un'ora o due della palpebra, ma a parte questo, importanti ematomi o altro non ce ne sono, insomma. Ecco, l'unica cosa che posso dire è le prime volte che uno utilizza l'artrocentesi, quello che consiglio è farsi un disegno non in maniera tale da poter definire esattamente la posizione della fossa glenoidea e utilizzarla come punto di repere. È quella che nel video stavamo commentando come la linea di Holmlund, no? Che è il chirurgo è il chirurgo del quale io sono andato nel 1987 per imparare l'artrocentesi, per imparare l'artroscopia. Sono stato 6 mesi a Karolinska da lui. È stato il primo a portare l'artroscopia in Europa. Amici, poi passo alle prossime domande. Io ho chiesto al professor Guarda questa cosa degli effetti collaterali perché vorrei ribadire proprio
con tutto il cuore questo aspetto della minor invasività della procedura rispetto a quanto si possa credere. Ovviamente eseguita a mani esperte, eccetera, eccetera, però per un paziente è molto peggio portare un bite per 6 mesi, giorno e notte, in termini di effetti collaterali, di cambiamenti dell'occlusione, di disagi muscolari e quant'altro volete voi, che non sottoporsi a un intervento del genere in mani esperte. Non so se c'è qualche amico straniero. I'm not really able to understand if there's anyone from abroad connecting. But we are talking about the possible side effects. Basically, TMJ arteriosynthesis is a procedure which is really, really non-invasive, and we didn't have any experience of any side effects so far. Edlor, Luca, ci chiede, ciao Edlor, l'artrocentesi è una procedura che può essere effettuata dall'odontoiatra generico o andrebbe rimandata ai chirurghi orali e comunque specialisti? Non ci sono solo controindicazioni per essere eseguite dagli odontoiatri generici. A tal proposito dico sempre che tutti gli amici, soprattutto se sono amici tuoi, Daniele, sono benvenuti a Treviso se vogliono vedermi come si lavora e prendere un po' confidenza con l'artrocentesi. Un invito che è rivolto a tutti voi. Ci sarà la coda dopo stasera, credo, Luca, vedere dall'interesse suscitato in questi due. Tenete presente che Luca Guarda si esibirà, tiro un po' l'acqua al nostro mulino, anche alla Summer School del GSD, no? Quindi se proprio volete vederlo live, anziché fare la coda fino a Treviso, insomma, potete, cioè a Maria di Carrara c'è il mare. Massimo Venezian, abbiamo risposto così a Edlor. È chiaro che Edlor, la competenza è fondamentale, cioè non ci si può improvvisare dopo averne vista una o solo dopo aver studiato la teoria. Quindi anche quando parliamo di non invasività è tutto relativo, ok? Massimo Venezian chiede, e qui c'è bisogno di specificazione forse da parte mia perché ero l'autore del video, se inseriamo nell'ordine fisiologica cortisone e poi acido ialuronico. No Massimo, o, cioè fisiologica sempre, rarissimamente cortisone e di base acido ialuronico, ok? Posso fare una specifica, Daniele? Certo. In merito al cortisone, ecco, io il cortisone è l'unico farmaco che utilizzo nei casi di algie acute, cioè molte volte, ogni tanto capita il paziente che ha dolore, però non è il classico paziente che ha il dolore artrosico, quindi quel dolore sordo che permane, ha un dolore acuto. Allora, in quei casi là, e direi unicamente in quei casi lì, quello che io faccio, non sempre faccio l'artrocentesi, ma quello che faccio è con un ago sottilissimo, diluisco il cortisone, di solito è Kenacort, 50% con soluzione fisiologica, e l'inietto all'interno dell'articolazione. Passa la fase acuta, dopodiché faccio tornare il paziente per fare l'artrocentesi. Perché sottoporre il paziente ad un'artrocentesi, lavaggio, posizionamento di acido ialuronico, se c'è un importante dolore, può essere molto fastidioso. Era un po', Luca, quello che in questo video che abbiamo proiettato avevo scelto di fare, no? C'era una grossa falda infiammatoria, quindi è stata una delle rare situazioni in cui personalmente, cioè, sulla base dei tuoi insegnamenti, prediligo posizionare il cortisone. Tenete presente, da odontoiatri, questa è una cosa non evidence, okay, ma c'è molta esperienza chiaramente in medicina del dolore, che a volte ho la sensazione che il cortisone intraarticolare possa essere utile, perché comunque bene o male agisce sulle fibre sensitive trigeminali, anche proprio per calmare sintomi di nevralgie al volto strane, no? Queste odontalgie atipiche che a volte i pazienti hanno, e quindi diciamo è comunque un'arma che può essere interessante anche da questo punto di vista. Non so se Luca concordi o ti è...
Sono assolutamente concordo in questo. Certe volte anche addirittura il semplice anestetico può essere utilizzato per le allergie diffuse, ma il cortisone senz'altro può essere utilizzabile anche per le allergie. Giampiero Giuliani scrive di nuovo una domanda, grazie Giampiero. Mi viene da pensare che in un ATM con artrosi il disco è danneggiato e quindi non c'è più la divisione tra comparto superiore e inferiore, quindi iniettiamo dappertutto. In linea certo. di massima, sì, non, cioè, il disco è sicuramente danneggiato, ma non è necessariamente perforato, ok? Non vedo il nesso con possibili, diciamo, problemi, no? In questa tua domanda. Sì, il liquido, la fisiologica, il farmaco, si cerca un repere, ma poi si distribuiscono in caso di articolazione compromessa un pochino in entrambi i comparti articolari. Non so, Luca, cosa vuoi aggiungere? Non c'è nessuna controindicazione. Va anche nel comparto inferiore, meglio per certi versi. Certo. Avete visto, tra l'altro, nel video, che ripeto, proietteremo magari caricandolo ex novo dopo, in modo che possiate vederlo magari non in streaming, come facendo chiudere la bocca alla paziente l'ago cambiasse proprio di orientamento, no? Quello è il segnale che siamo entrati in articolazione e che quindi possiamo iniziare la nostra procedura. Sì, sono due i segnali. Oltre a questo è proprio il fatto, una volta introdotto l'ago, dopo se vuoi spiego come si introduce l'ago, se qualcuno è interessato, c'è quella parte in plastica, la parte terminale dell'ago, nella quale si vede la linea della soluzione fisiologica che aumenta o diminuisce a secondo che la bocca sia aperta o chiusa. Per cui nel momento in cui si vede, facendo aprire o chiudere la bocca, che c'è uno spostamento del liquido all'interno del lago, anche in questo caso si è sicuri che sia all'interno dell'articolazione. Un'altra cosa, una volta, così proprio per specificare un attimo meglio come fare l'artrocentesi, disegnato la fossa glenoidea, fatta aprire la bocca al paziente, identificato con il polpastrello, di solito uso l'indice della mano sinistra, dov'è la fossa glenoidea esattamente, si entra tenendo l'ago con l'ugnatura diretta verso cranialmente, verso l'alto, con una posizione dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto. A questo punto si entra all'interno della cavità articolare superiore e si sente con la punta dell'ago un qualcosa di rigido che corrisponde alla fossa glenoidea. A questo punto voi siete sicuri di essere all'interno, o quasi sicuri di essere all'interno dell'articolazione, e potete procedere all'inizio dell'artrocentesi. Fantastico. Pietro Malfatto, che saluto, ci chiede, la risposta è sì, non so Luca se vuoi aggiungere, forse merita qualche specifica, riguardo il cortisone, quindi una singola applicazione è sufficiente o comunque è necessaria? Nel senso che non sì, si può nei casi di gravi algie, paziente non collaborante che ti arriva in urgenza, entrare con una fiala di cortisone, sempre diluito al 50%, con dell'anestetico, iniettata intraarticolarmente, ti sfiamma e ti dà un benessere temporaneo. Cioè, certamente dopo bisogna procedere alle normali artrocentesi con posizionamento di acido ialuronico, perché quello che ci si ripromette con l'acido ialuronico è quello di dare una forma di, tra virgolette, rigenerazione dell'articolazione, cosa che il cortisone assolutamente non fa. Ok, credo che ti abbiamo risposto, quindi Pietro. C'è anche un aspetto da considerare, no? Questo vale un po' per tutte le articolazioni, Luca, che il posizionamento ripetuto intraarticolare di cortisone non è mai raccomandato, no? Per possibili effetti collaterali in senso di necrosi steroidea. Porta una degenerazione articolare importante. Esatto. Una volta può andare bene, dopodiché soprattutto se sono soggetti giovani, è assolutamente controindicato. Ok. Ci stanno guardando anche dalla Lituania, Luca. I'm saying hello to our Lithuanian friends. Sorry for speaking Italian, but for now
all the questions have been made into Italian language. So up to you to take part to the meeting. We have 5 minutes left. Okay? So it's your turn if you want. Muoviamo avanti. Alessandra, certo, l'ho appena detto, dice giustamente mi piacerebbe poter vedere con calma il video. Alla fine di questa chiacchierata posterò il filmato a sé stante, perché mi sono reso conto che stasera è andato via un pochino a scatti in streaming, perché lo avevo caricato su Keynote, ok? Quindi e se cercate comunque nello storico del GSID ci sono anche dei video dell'artrocentesi commentata in italiano, ok? Se vi fa piacere. Pietro ti ringrazia, Luca, e insomma altri amici ci dicono insomma grazie, e, insomma la curva di apprendimento è importante come in ogni aspetto. Lorenzo chiede, tu hai specificato, Luca, che l'artrocentesi si rende necessaria quando falliscono i trattamenti, diciamo, conservativi. Nella vostra pratica corrisponde questa condizione ad uno specifico status intraarticolare riconoscibile magari via imaging? No. No. No, ecco, questa è una bellissima domanda. Bellissima domanda. L'imaging è importante, ma quello che noi trattiamo non è l'imaging, ma è il paziente. Per cui ci sono delle imaging disastrose con pazienti in assoluto benessere e il contrario. Quindi quello che noi dobbiamo trattare, lo ribadisco, è proprio la funzionalità mandibolare e il dolore. L'imaging ci serve per orientarci, ma a imaging disastrosi cui non corrisponde una situazione clinica patologica non vengono trattati. Questo è un po'. Scusa, volevo aggiungere un'altra cosa, Daniele. Prego. Su YouTube, sotto Luca Guardanardini, c'è anche lì che se vogliono vedere un esempio di artrocentesi, quella fatta ancora con la IPSA, dove si mostrava anche il funzionamento del disco articolare. Fantastico, assolutamente. E caricheremo magari anche quella sul YouTube channel del gruppo di studio. Questa risposta di Luca Guarda, Lorenzo, è un po' il core della medicina del dolore. C'è un paziente dietro un'articolazione, dietro una malocclusione, dietro un disco dislocato, ok? Quindi la ricerca della correlazione lineare, no, tra un segno e un sintomo è un po' tipica di noi odontoiatri, ma purtroppo non è così facile in ambiti di medicina del dolore. Ed è paradossale, se mi passate il termine, perché agli alti livelli specialistici ormai stiamo ridimensionando anche l'importanza dell'imaging, che comunque ti fotografa fedelissimamente l'articolazione temporomandibolare, e poi ti giri dall'altra parte e vedi il mondo odontoiatrico, Luca, ancora lì alle prese con elettromiografi, posturografi e tutte queste gingilli che veramente hanno pretese che non sono biologicamente sensate, scusate ma lo devo sempre dire, riesco a infilarcelo anche quando parliamo di artrocentesi. Il rapporto con la postura e la TM non si va giù. Esatto. Senti Luca, ti saluta Deniz dalla Turchia. Hi Deniz, sorry, I'm praying for you after your turbulence period after your earthquake, the earthquake hit Istanbul, but sorry for not translating everything into English. I can only say hello, but I'm seeing that most participants are Italians, so I guess you at least have had the possibility to enjoy the video, and if you want, of course, you can post some comments. Ovidio, uno dei miei studenti, molto bravo tra l'altro, chiede una domanda molto intelligente. Ci possono essere casi di allergie allo ialuronico? No, ma tutto si può essere. L'acido ialuronico è un acido che produciamo noi stessi, per cui tutto può essere, ma non è risultato.
Ok, e questo diciamo è molto importante perché... Una volta potevano esserci inizialmente, perché inizialmente l'acido ialuronico veniva ottenuto dalle creste di gallo, allora potevano esserci rare energie, io comunque non le ho mai avute. Attualmente è prodotto in maniera chimica, per cui a maggior ragione è difficilissimo che ci possano essere. C'è un aspetto da aggiungere, Luca, ne avevamo già parlato l'altra sera, non è un'allergia, ma è diciamo una non facile tolleranza per un discorso proprio di ingombro sterico. Gli acidi ialuronici ad alto peso molecolare per l'ATM non ci hanno mai entusiasmati, vero? Sì, noi abbiamo provato un certo momento, quando proprio eravamo, non agli inizi, a un buon punto del nostro percorso su quello che doveva essere le linee guida delle artrocentesi, abbiamo provato, per diminuire la quantità di sedute, ad utilizzare degli acidi ialuronici cross-linkati, cioè a pesi molecolari maggiori, per intenderci quello che viene normalmente utilizzato anche per l'ANCA, e abbiamo visto che assolutamente non davano dei buoni risultati, venivano mal tollerati. Poi abbiamo risolto il problema di questi pazienti facendo dei grandi lavaggi e introducendo acidi ialuronici. Gli ialuronici a pesi molecolari inferiori. Luca, il tempo è volato, come giustamente qualcuno ha fatto sottolineare, quindi siamo in chiusura. Prima di ringraziarti, io vorrei dire proprio una parola farti dire una parola sulle prospettive future della ricerca sull'artrocentesi e la viscosupplementazione. Allora, per quel che riguarda il futuro, diciamo che noi con questo articolo che fra un po' pubblicheremo, che sono un follow-up a 10 anni dei pazienti trattati con un ciclo di 5 infiltrazioni, penso che l'abbiamo con acido ialuronico a medio peso molecolare, diciamo che abbiamo un po' chiuso quello che era stata la nostra ricerca, che è iniziata nel 2005. La prospettiva, secondo me, oltre all'acido ialuronico, è la membrana amniotica, cioè l'utilizzo di cellule staminali, che adesso io ho iniziato a utilizzare, sia a titolo infiltrativo, sia adesso cerchiamo di posizionarle in maniera artroscopica all'interno dell'articolazione, ma questa è un'altra storia. For the internationals, a brief translation. Basically, in the near future, we're going to assess the effectiveness of a human amniotic membrane, because our, let me say, pathway to study the effectiveness of temporomandibular joint arthrocentesis and viscosupplementation has become to almost to an end, because we are about to publish an incredible paper with a follow-up at 10 years. So I guess that the real challenge, which is still remaining for us, is to identify the responder to the treatment. Luca, fenotipizzare il paziente che risponde e non risponde al trattamento a livello individuale. Quindi questo lo si fa soprattutto con delle schede diagnostiche pre-operatorie, chiamiamo, e in maniera tale di valutare soprattutto quello che è l'aspetto psicologico dei pazienti. Esattamente, senza dimenticare, anche qui siamo in medicina del dolore, gli aspetti, no, neurologici e psicologici, il famoso asse 2 che tanto spaventa, perché così è aleggia. So axis 2 is really fundamental to try explaining the possibility to have a positive response by our patient in all these kind of treatments. E qui si ricade ancora nell'importanza della diagnosi preoperatoria. Certo. Quindi una cosa che io dico sempre quando faccio lezioni o ai congressi, le cose più importanti nel trattamento dei pazienti con problemi nell'articolazione temporomandibolare sono, intanto, capire che si tratta non il paziente, ma il dolore e i deficit funzionali della mandibola. E poi, soprattutto, importantissima la diagnosi per capire che cos'è che ha causato questo e capire se si è di fronte a un paziente che è solamente un paziente che ha problemi di tipo biologico o se è un paziente che ha problemi anche di tipo psicologico, perché a questo punto bisogna anche associare un trattamento finalizzato a un miglioramento dell'aspetto psichico. O comunque aspettarsi dei miglioramenti non completi. Non straordinari, certo. Ok. Io direi che siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora, Luca. Ti
ringrazio, un abbraccio virtuale. Grazie a te, Daniele, e a presto. Buona serata, alla prossima. Oggi è la festa del papà, ok? It's Father's Day. Un augurio a tutti i papà del mondo. Ciao, ciao. Ciao, Daniele.